Vi spiego un trucchetto per fare il cerchio abbastanza preciso a mano. Faccio prima il centro del cerchio, poi faccio, per esempio, faccio questa distanza qua, prendo e la prendo anche da quest'altra parte, la stessa, e faccio così. Poi faccio anche sopra e sotto, così, e poi man mano la allargo. Ragazzi, vi trovate che qualsiasi punto io prenda su questa linea bianca si trova sempre alla stessa distanza da un punto, da questo punto qua, che chiamo centro. Allora, questo qua lo chiamiamo, il centro lo chiamiamo O, e questa distanza di questo punto qua dal centro lo chiamiamo raggio. Eccolo qua, vedete? Il raggio è il segmento che unisce il centro con un punto qualsiasi della circonferenza. Quindi il raggio lo posso fare qui, lo posso fare qua, ci sono infiniti raggi, trovate? E infatti ecco perché si chiama nelle biciclette la linea che unisce il centro alla ruota si chiama raggio, no? I raggi della bicicletta, no? Se io prendo un punto qua, dove si trova? Dentro la circonferenza. Quindi, no, il cerchio non stiamo ancora parlando di cerchio, stiamo parlando di circonferenza. Cioè, voi dovete pensare che c'è questo anello vuoto al centro, come quello scotch lì, no? Quella è la circonferenza. Se io prendo un punto dentro, è interno alla circonferenza. Se io lo prendo qua, è esterno alla circonferenza. Se lo prendo qua, si trova sulla circonferenza. Ok, è ovvio, questo è semplice, no? Ecco, ora viene la parola che ha detto lui. Che differenza c'è tra cerchio e circonferenza? No, il cerchio non è un'area, è una figura, il cerchio. Però quale figura è rispetto alla circonferenza? Non solo. Il cerchio è la parte interna più la circonferenza, tutte e due, capito? È tutto. No, l'area è la misura della superficie. Il cerchio è la parte di piano limitata da una circonferenza e comprende anche la circonferenza stessa. Quindi il cerchio è tutto questo, tutto. Ok? Allora, vedete che io ho preso due punti lì, qua, questi gialli. Se io li unisco, questa linea qui,
come si chiama? Questo chiamiamoli A e B. Il segmento AB, come si chiama? Come si chiama nell'arco quello per lanciare le... Bravo, la corda che mantiene l'arco, no? Perché si chiamano arco e corda? Proprio perché ricordano l'arco con la freccia. L'arco con la freccia è così, ci sta la corda e la freccia. Vedete che ricorda quello, no? La corda è un segmento che unisce due punti qualsiasi della circonferenza. L'arco è questo curvo. Invece la corda è questo dritto. La corda è questo qua. E l'arco è questo curvo della circonferenza. Cioè la parte di circonferenza che va da A a B. Qual è la corda più lunga? Ah, è quella dove passa la punta. Bravo. E quello lì, in quel caso, cambia nome. Il diametro. Bravo. Il diametro di un cerchio è la corda che passa per il centro. Cioè, se io faccio così. Questa corda qui, che va da qui a qui, viene detta in questo caso diametro.